L'agricoltura a sete, no water, no party, il grido d'allarme lanciato dai giovani imprenditori di Coldiretti. Piuttosto bassi, stazionari e migliori dal resto d'Italia, al punto sui dati Covid del Cuneese. Strada dei Cannoni, comuni attraversati, ne entrano in possesso lunedì l'acquisizione dal demanio militare. La Cuneo Granda San Bernardo si prepara ad affrontare la Vero Volley Milano, le giocatrici proseguire in questo percorso che ci sta restituendo fiducia. Nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di Telegranda, ben ritrovati cari telespettatori. Apriamo l'edizione di questa sera del nostro notiziario parlando di agricoltura e tornando sul MAG, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, in corso in questo fine settimana a Savigliano. Tanti convegni, quest'oggi se ne è svolto uno da parte di Coldiretti, incentrato tra le altre cose anche sul tema della siccità. Ebbene, in proposito, su questa questione così pressante anche e soprattutto per il mondo agricolo, i giovani di Coldiretti hanno svolto una sorta di flash mob intitolato No Water, No Party, proprio per richiamare l'attenzione sul tema. Siamo andati a vedere. No water! I giovani di Coldiretti oggi al MAG di Savigliano hanno fatto una sorta di flash mob per dire la loro sulla questione siccità. Beh, sì, questo ovviamente è un tema che ci riguarda molto da vicino e la nostra sensibilità chiaramente deriva anche da quella che è la nostra attività, quindi quella legata all'agricoltura. È questo un tema del quale si parla da tanto, rispetto al quale non si è fatto invece tanto come avrebbe dovuto essere, quindi il nostro impegno, anche il nostro appello in questo momento è anche a che tutte le progettualità che Coldiretti ha messo in campo, legate in primis per esempio a un progetto di invasi, possa essere nel più breve tempo possibile realizzato, anche perché il nostro è un paese che trattiene soltanto il 10% dell'acqua piovana e quindi in questa logica ci sono tutte le opportunità per fare in modo che l'agricoltura, non soltanto l'agricoltura, però possa trattenere quest'acqua e in qualche modo risolvere un problema che oggettivamente in questo momento storico mai avevamo registrato in maniera così prepotente. Ecco, un problema pressante soprattutto per quanto riguarda anche la provincia di Cuneo. Beh sì, di questo parliamo sostanzialmente tutti i giorni e ne parliamo anche tanto a livello nazionale, anche le diverse reti televisive non smettono di parlarne perché per l'appunto questo è un tema che impatta l'agricoltura in una maniera drammatica. Siamo in un momento storico in cui a questo problema si uniscono anche tutti quanti gli altri legati all'aumento dei prezzi dei mezzi tecnici cosiddetti di produzione e questo è chiaramente qualcosa che mette seriamente in difficoltà le imprese in primis, ma sicuramente le imprese giovani che in questo hanno, come dire, un fardello maggiore ancora da dover sopportare che quello legato alla fase dell'avvio di un'attività imprenditoriale. Si parla oggi al MAG di siccità, in particolare tra i temi dell'agricoltura. Per Coldiretti, per i giovani di Coldiretti, quali potrebbero essere le possibili soluzioni? Di possibili soluzioni ce ne sono tante. Il problema è trovare la soluzione giusta a breve termine, perché purtroppo non possiamo più permetterci di aspettare soluzioni a lungo termine. Il problema è oggi e adesso. Lo scorso anno è già stato un anno molto, molto complicato e probabilmente sarà solo il primo di una lunga serie, quindi servono svolte immediate. E proprio nella giornata di oggi ha fatto visita al MAG, alla Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, il vicepresidente vicario del Senato Gianmarco Centinaio, già ministro delle politiche agricole e sottosegretario. Centinaio, come forse avete avuto modo di intravedere dalle immagini, ha partecipato al convegno della Coldiretti sul futuro del cibo per poi incontrare il tavolo di crisi dei produttori ortofrutticoli. Un ringraziamento va al senatore Centinaio per la sua presenza sul territorio della nostra provincia, commenta il senatore della Lega Giorgio Bergesio. I nostri complimenti vanno all'amministrazione e all'ente manifestazioni di Savigliano, poi per l'organizzazione della kermesse. La Fiera della Meccanizzazione di Savigliano, aggiunge Bergesio, rappresenta un evento in cui crediamo per la centralità del settore per tutta l'economia cuneese, come più in generale per quella nazionale.
A riguardo, dice Bergesio, voglio rimarcare l'importante presenza di giovani nella giornata di oggi a testimonianza di un settore che si sta trasformando, investendo sul futuro e sulle nuove generazioni. E restando sempre in tema, Bergesio evidenzia in queste ore anche la partecipazione del ministro Roberto Calderoli alla manifestazione di Savigliano nella mattinata di domenica. E nel prossimo servizio torniamo ad occuparci di temi di attualità proprio per l'agricoltura, anche e soprattutto del nostro territorio, siccità e cibo sintetico. Come Coldiretti può parlare efficacemente ai giovani che sono il futuro e la risorsa importante? Quindi anche attraverso questo convegno quali sono gli altri argomenti che devono arrivare dritti ai giovani? Sicuramente l'internazionalizzazione delle produzioni della provincia di Cuneo, che sono importantissime, e la provincia di Cuneo rappresenta da sempre il fiore all'occhiello della produzione del nord Italia per tantissime varietà di prodotti agricoli, e quindi internazionalizzazione, sfide tecnologiche, innovamento tecnologico sono i temi principali di questa nostra, diciamo, intenzione che rappresentiamo attraverso i giovani. E assolutamente anche no, notizia di poche ore, al cibo sintetico. Assolutamente, il cibo sintetico, tema principale di Coldiretti nell'ultimo semestre. Abbiamo fatto anche una raccolta firma che vede il Piemonte la regione leader proprio per approvazione, diciamo, approvazione contro il cibo sintetico. Questo darebbe ovviamente la botta finale, definiamola così, a questo settore, perché non vuole più i giovani, le famiglie impegnate in quello che fanno, nelle attività che conducono da generazioni, ma vorrebbe spostare nelle mani di pochi investitori la produzione di cibo, che sia carne o latte, dell'umanità. Infatti le chiedo ancora una battuta: abbiamo troppe eccellenze in Piemonte per far sì che non vengano valorizzate? Abbiamo troppe eccellenze in Piemonte, sicuramente la chiave è quella di regolare queste produzioni, valorizzarle e trovare quello che c'è di bello, di particolare, di unico in ogni singola produzione, affinché non sia mai, nella maniera più assoluta, copiabile o riproducibile in laboratorio. E chiudiamo questa ampia pagina di agricoltura dando uno sguardo, sempre restando in tema di meccanizzazione, ai principali appuntamenti e convegni per le prossime ore a Savigliano presso il padiglione Agrimedia. Sabato 18 marzo alle 9 si terrà il workshop sulle nuove direttive per la circolazione su strada dei mezzi agricoli, intitolato Evoluzione nel settore normativo delle macchine agricole. A seguire, sempre in mattinata, ma alle 11.30, si approfondirà l'importanza dell'efficientamento energetico delle imprese agricole nell'ambito del convegno Trasformare l'energia da costo a risorsa. Infine alle 15 Confartigianato Cuneo e Arproma concentreranno l'attenzione sulle opportunità per le aziende che sono portate da PSR, PNRR e poi POR e FESR. Il MAG 2023, lo ricordiamo, resterà aperto fino a domenica 19 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ed ora voltiamo pagina, lasciamo l'agricoltura per passare alla sanità e facciamo il punto sulla situazione Covid per quanto riguarda il nostro territorio. Dati che sembrerebbero ora piuttosto bassi, stazionari e migliori rispetto al resto d'Italia. La curva dei contagi Covid nella nostra regione anche questa settimana presenta un andamento stazionario rispetto al periodo precedente. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,5%, quella dei posti letto in terapia intensiva è lo 0,2%, mentre la positività dei tamponi si attesta al 2,4%, dati che sono sempre migliori rispetto a quelli nazionali. I dati diffusi da ARPA, relativi invece agli esiti dei campionamenti del 27 febbraio e del 6 marzo, evidenziano come nella nona settimana si abbia la dominanza della sottovariante di Omicron BA2 nel depuratore di Cuneo. In Piemonte, nel periodo dal 10 al 16 marzo, i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 167, suddivisi per province, 14 quelli in Granda. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.169, per quanto riguarda la suddivisione per province, 100 in province di Cuneo più 4 rispetto al periodo precedente. Per quanto concerne le vaccinazioni, sempre tra il 10 e il 16 marzo, sono stati vaccinati 3.979 piemontesi, 36 hanno ricevuto la prima dose, 43 la seconda, 97 la terza, 2.386 la quarta e 1.417 la quinta.
In totale, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate in Piemonte oltre 10.875.000 dosi. Ed ora andiamo nell'Albese e torniamo a parlare della situazione del gruppo Egea. A2A ha formalizzato un'offerta non vincolante per il 50,1% proprio della Egea attraverso un aumento di capitale basato su un valore di impresa compreso tra i 560 e i 605 milioni di euro. Ciò è quanto è stato reso noto in queste ore in una nota in cui si legge che la scadenza per un'offerta vincolante è fissata per il prossimo 15 maggio. Carini, presidente e amministratore delegato di Egea, ha affidato il commento anche egli a una nota rilasciata proprio in queste ore in cui afferma che la partnership che andiamo a valutare è finalizzata a creare valore e a generare nuove prospettive di sviluppo per Egea. Ciò a beneficio degli azionisti, dei collaboratori e dei territori in cui operiamo e dunque vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore. Voltiamo pagina, parliamo della strada dei cannoni perché c'è una novità rilevante. Ora i comuni che ne sono attraversati ne entrano ufficialmente in possesso. Lunedì 20 marzo in Consiglio Comunale a Busca ci sarà l'approvazione dell'acquisizione dal demanio militare. Vediamo. I comuni attraversati dalla strada dei cannoni ne entrano ora ufficialmente in possesso. È convocata per lunedì 20 marzo alle ore 19 la prossima seduta del Consiglio Comunale di Busca che si terrà nella sala consigliare del Palazzo Municipale. Punto saliente all'ordine del giorno, l'acquisizione da parte del Comune del tratto pertinente della strada dei cannoni dal demanio militare. Si è giunti dunque al documento formale con cui tutti i comuni attraversati dalla strada ne entrano in possesso. Come evidenzia il sindaco Marco Gallo, promotore dell'iniziativa di valorizzazione della strada bianca lunga 40 km da Busca ad Elva, un anno fa avveniva l'incontro con il presidente della regione Alberto Cirio, gli amministratori dei 10 comuni toccati dalla strada dei cannoni e i presidenti delle due unioni montane interessate, Maira e Varaita, per presentare il progetto. Adesso, con l'acquisizione, evidenzia Gallo, sono contento di aver raggiunto una tappa fondamentale. Dare una visione comune al futuro del nostro territorio è indispensabile per raggiungere l'obiettivo di fare della strada dei cannoni una pista ciclopedonale d'alta quota da segnalare nel panorama turistico piemontese ed alpino. Ringrazio la Regione e il suo presidente, aggiunge Gallo, che hanno dimostrato di credere nel progetto stanziando un primo contributo. Contributo con il quale ora abbiamo dato inizio al recupero della strada nel territorio di Busca. L'idea è di fare diventare la strada una pista ciclopedonale d'alta quota, con giornate riservate esclusivamente ad escursionisti e biciclette regolamentata e con accessi a pagamento per i mezzi motorizzati, così come avviene per l'alta via del sale Limone-Monesi. E continuiamo in qualche modo a parlare di strade, ma andiamo in territorio di Langa. La provinciale 162 che collega Bossolasco con Niella Belbo, detta dei Mattutini, presenta al chilometro 2 alcuni cedimenti del piano stradale che ovviamente possono rappresentare un pericolo per la viabilità. Per mettere in sicurezza quel tratto, l'ufficio progettazione della provincia ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione, tra le altre cose, di alcune opere di sostegno per i massi di grandi dimensioni, il ripristino delle cunette e degli attraversamenti stradali e poi la riprofilatura del piano stradale, così da permettere un corretto deflusso dell'acqua piovana. Il costo dell'intervento, fanno sapere dalla provincia, è di 560.000 euro che verrà coperto dalla misura 2 del PNRR per quanto riguarda le misure per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico. Voltiamo ora completamente pagina, torniamo a Carmagnola, al circolo Arci Margò, per vedere alcune delle attività che vengono proposte. Il Margò collabora anche con voi che fate parte del servizio civile. Vuoi spiegarci meglio questa collaborazione? Allora, io faccio parte di un progetto che si chiama Youth Sound. Siamo 6 civilisti e ci occupiamo di organizzazione degli eventi del Margò, che siano DJ set oppure in realtà si dividono in diversi gruppi che sono gruppo mostre, gruppo musica, gruppo grafica, gruppo comunicazione, e ogni civilista fa parte di questo di un gruppo. Alcuni esempi delle attività di cui vi occupate qui a Margò?
Allora, noi facciamo eventi culturali, musicali e sociali. Alcuni civilisti che fanno parte del gruppo musica, ad esempio, si mettono in contatto con i musicisti, che siano DJ o band o solisti, se si può dire così, e dopodiché passiamo al gruppo grafica, che sponsorizza tramite i social Facebook, Instagram, Telegram l'evento, e quindi arriva poi ai soci. Quindi una sorta di promozione a 360 gradi degli eventi che ci sono qui. Esatto, ci sono anche poi le mostre, noi abbiamo un angolo mostre all'interno del Margot, e di nuovo ci si mette in contatto con gli artisti e si espongono poi le loro opere. Il GAS è una delle attività del circolo ed è il gruppo di acquisto solidale. Allora, sempre sull'impronta green che cerchiamo di avere nel circolo, il GAS si occupa di andare a contattare quei produttori locali e dargli l'opportunità di rivendere i loro prodotti attraverso di noi, che ci poniamo un po' come intermediari tra loro e i nostri soci. E quindi diciamo che il nostro motto è quello della comunità che ti nutre, perché appunto tramite di noi andiamo a contattare le realtà piccole piuttosto che i produttori che magari non sono sulle grandi scene, dandogli l'opportunità di farsi conoscere nella città. Tramite il GAS noi organizziamo anche degli ordini speciali, quindi magari andiamo a contattare realtà che producono anche al sud Italia, come per esempio gli agrumi, o comunque sempre cercando di attenerci a un'etica sicuramente giusta per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda l'impronta bio e green. E quindi il GAS è uno dei progetti a cui teniamo di più, perché effettivamente è un modo molto diretto con la quale noi abbiamo un contatto anche molto diretto con i nostri soci e cerchiamo di dare un servizio in più attraverso appunto questo servizio. Ma tecnicamente cosa accade? Che i clienti vengono qui a ritirare? Cioè, proprio come avviene la cosa? Succede che i soci, attraverso un form che noi apriamo il giovedì, possono ordinare attraverso un listino quelli che sono i prodotti settimanali. I gasisti, ovvero i nostri servizi civilisti di base, i nostri soci, raccolgono gli ordini, e il giovedì poi c'è il momento del ritiro, della consegna, in cui ci sono i civilisti che consegnano e diciamo fanno pagare. E questa è un po' la filiera, ecco, del GAS. Ecco, noi sul GAS non abbiamo nessun rincalo, ecco, quello che è il costo effettivo del prodotto noi lo rivendiamo, quindi è diciamo un servizio non a scopo di lucro, ma giusto per permettere alle persone di farsi conoscere attraverso questa realtà. Andiamo ora ad Alba, dove martedì partiranno i lavori di rifacimento dell'asfalto stradale in alcune zone della città. Si partirà da Corso Bra, in particolare dalla rotatoria incrocio di Corso Canale fino al passaggio a livello del Rondò. Il comune di Alba fa sapere che dalle 8 fino alle 18 la circolazione veicolare sarà garantita solo in ingresso della città, in particolare nel tratto di Corso Bra, compreso tra il civico 58 e l'intersezione con Corso Canale, Corso Asti. Chiuso invece al traffico il tratto di Corso Canale, compreso tra il civico 51 e l'intersezione con Corso Bra. I lavori poi proseguiranno in tempi diversi in altre zone della città di Alba. Come spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Reggio, con questi lavori prosegue la manutenzione delle aree stradali attraverso il piano Strade 2020, un programma pluriennale sulla manutenzione delle strade per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro spalmati su più annualità. Ed ora apriamo una pagina sportiva di pallavolo, che cominciamo dall'ambito femminile di Serie A1. Le gatte della Cuneo Granda San Bernardo stanno per affrontare la Vero Volley Milano. Dicono le giocatrici, che abbiamo peraltro sentito, a proseguire in questo percorso che ci sta restituendo fiducia. Vediamo. La Cuneo Granda San Bernardo, reduce da 3 vittorie consecutive contro le più dirette inseguitrici che hanno chiuso definitivamente il discorso salvezza, inizia dall'Arena di Monza al poker di partite contro squadre di medio-alto livello che chiude la regular season. Sabato 18 marzo alle 20, nell'anticipo della 10ª giornata del girone di ritorno, la formazione allenata da coach Bellano affronterà una Vero Volley Milano desiderosa di riscatto dopo il netto KO di Istanbul. Adesso siamo molto più serene, perché siamo a Cuneo l'anno prossimo sicuramente, però adesso abbiamo un altro obiettivo, sono le playoff, possiamo ancora farlo. E abbiamo 2 partite difficili, però lavoriamo intanto per provare di prendere i punti. Proviamo a lavorare sulle nostre cose, sul nostro sistema di gioco, che dobbiamo essere un po' più organizzato,
di fare un po' meno di errori, perché contro Pinerolo abbiamo fatto troppo di errori. Se facciamo questi errori contro Monza sicuramente perdiamo 3-0 e basta, lavoriamo di più e proviamo a avere un bel gruppo. Penso che questo funziona bene contro Monza. Devo dire che mi sento fisicamente benissimo, è molto meglio che dopo l'operazione, e anche che proviamo a fare le cose un po' più diverse che prima con il nuovo coach, e funziona benissimo, e adesso spero di fare anche queste cose durante grande squadra come Monza o Scandici. E dall'ambito femminile passiamo all'ambito maschile di Serie A2. Vi abbiamo dato conto nelle scorse edizioni del nostro telegiornale dell'esonero da parte di Cuneo Volley di coach Max Giaccardi, a cui, come saprete, come vi abbiamo detto, è subentrato Francesco Revelli. Ebbene, proprio su questo cambiamento abbiamo interpellato i vertici della società e poi lo stesso Revelli. Vediamo cosa ci hanno detto. Cambiamenti in casa Cuneo Volley: dopo l'esonero di Max Giaccardi arriva Francesco Revelli. Cominciamo dall'esonero, perché questa scelta? Allora, semplicemente la stagione è sotto gli occhi di tutti, ha vissuto dei momenti altalenanti nella quale abbiamo faticato a esprimere una buona pallavolo. Abbiamo cercato di stare vicini alla squadra, vicini al coach, anche in momenti difficili. Mi viene in mente la sconfitta contro l'ultima in classifica a Motta di Livenza. Abbiamo cercato di fare quadrato, ci siamo visti e da lì è iniziato un percorso nella quale abbiamo fatto 4 partite di fila e 4 vittorie di fila consecutive. Dopo la partita contro Vibo Valencia qualcosa si è di nuovo rotto e da lì c'è stato una debacle continua nei risultati, che sono stati anche abbastanza pesanti da un punto di vista sportivo, perché in alcuni set, anzi in molti set, in particolare nelle ultime 2 partite, abbiamo faticato a raggiungere il 16-17 punti. E ovviamente con grande dispiacere umano la scelta arriva dopo un'escalation di decisioni societarie che sono state fatte nelle ultime settimane, e l'ultima è stata quella di esonerare l'allenatore. Stare in panchina a Cuneo non è una roba che succede tutti i giorni. Diciamo che in questo senso aver già vissuto questa esperienza 4 anni fa mi ha tolto gli spigoli più grossi, quindi sono pronto a fare il mio massimo. Non possiamo fare grossi cambiamenti ovviamente, quindi cercheremo di ottimizzare il lavoro che è stato svolto in questa parte di stagione. Sicuramente la stagione è stata probabilmente al di sotto delle aspettative, però il lavoro che è stato fatto da parte di Max Giaccardi e della società per allestire la squadra e per farla funzionare è stato assolutamente di livello, e quindi noi cercheremo di tradurlo nelle migliori prestazioni possibili. La società ha necessità di finire al meglio la stagione e quindi ci siamo confrontati con lo staff tecnico, che ho la fortuna di conoscere perché Lorenzo ha iniziato a allenare con me e c'è stato prima mio giocatore, poi un collaboratore, e con Dario abbiamo già lavorato negli anni di Sernio. E la fortuna di conoscere già loro mi ha semplificato la vita. Adesso ovviamente noi abbiamo prima di tutto da fare un'analisi per capire le cose sulle quali abbiamo possibilità di intervenire, e da lì in poi cercheremo di fare dei correttivi senza stravolgere il lavoro che è stato fatto. Non abbiamo tempo di complicarci la vita, ma dobbiamo vedere l'incontro che ci aspetta nella sua complessità, cercare di mascherare i nostri punti deboli e cercare di attaccare i loro, che sicuramente sono una squadra competitiva, è un paesettore che a me piace tantissimo, e quindi è una partita difficile, ma all'interno di questo campionato sono state tutte difficili, e se ci troviamo in questa situazione è perché a volte non abbiamo raccolto dove potevamo raccogliere, quindi non abbiamo la possibilità di guardare queste 3 partite nel complesso, ma guardare la prima e in 2 giorni e mezzo prepararla la meglio possibile. E dopo lo sport chiudiamo il nostro telegiornale con la pagina degli spettacoli. Prenderà il via sabato 18 marzo alle 11 presso l'Auditorium Varco di Cuneo Talk About Music. Si tratta di un ciclo di incontri gratuiti aperti al pubblico con grandi ospiti del panorama musicale italiano. Parte del progetto Day Out Factor, ideato dalla Fondazione Artea, che vede anche il sostegno e il patrocinio di numerosi partner.
Ad aprire il talk saranno Margherita De Valle, speaker radiofonica su Radio Popolare con il suo programma La figlia del dottore, ma anche presentatrice TV e autrice di podcast di successo. Accanto a lei Claudine, cantante ed illustratrice milanese. Tutti gli incontri di Talk About Music sono a ingresso gratuito, ovviamente fino a esaurimento dei posti. È necessario prenotare su Eventbrite per maggiori informazioni, fondazioneartea.org. E con questa notizia siamo arrivati al termine del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con il nostro rotocalco Granda 7 che ripercorre i fatti principali della settimana appena trascorsa, sabato e domenica alle ore 19. È tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione, appuntamento a più tardi anche con le prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci e buon fine settimana.